Nel frattempo io lascio la parola a Luca Foresti e grazie mille Luca per aver aderito a questo progetto e appunto grazie davvero tanto da parte di tutto il nostro team e lascio la parola a te per il tuo primo intervento. Grazie mille, grazie a Mediobanca che mi dà l'opportunità di parlare con voi ragazzi. Allora, quando mi hanno chiesto di fare un intervento a ragazzi più o meno della vostra età, mi hanno spiegato un po' qual è lo scopo, ho pensato di impostarla così, speriamo che vi garbi, con una domanda e con alcune risposte a quella domanda. E la domanda è questa: cosa avrei voluto sapere alla vostra età che so oggi? Io oggi sono una persona di 47 anni, ho ormai una ventina d'anni di esperienza professionale, ho imparato delle cose, alcune le ho imparate molto tardi, e quindi l'idea è cercare di almeno mettervi una cimice nell'orecchio, qualcosa che vi stimoli a riflettere su alcune cose che prima le imparate o prima ci pensate, e meglio sarà la vostra vita. La prima è quella che io ormai da diversi anni chiamo total ownership on your life, cioè la proprietà totale su quello che ti accade nella vita. Cioè, l'idea qui è molto semplice: tutto quello che vi accade è vostra responsabilità. Questa affermazione non è vera, nel senso che c'è anche la sfiga e ci sono anche le condizioni in cui vivete, lavorate, il paese in cui siete, o in cui siete nati, poi vi siete trasferiti in un altro paese, e così via. Ma vivere la vita in questo modo, quindi allocare tutto quello che vi accade alla vostra responsabilità, è il modo più efficace in assoluto. Quindi nessun rimorso, si prendono delle decisioni, si commettono tanti errori e si apprende continuamente da questi. Certo, ci sono le altre persone attorno a voi, ma è quello che voi fate, le decisioni che voi prendete, che contano. Quindi questo è forse l'insegnamento più importante, perché poi si porta dietro molti degli altri. La seconda cosa è un'immagine. Voi, se farete cose interessanti nella vostra vita, farete cose difficili. Fondamentalmente tutto ciò che è facile non è interessante. E molte delle cose difficili sono molto interessanti. E le cose difficili sono come delle montagne, molto alte. E quando, se qualcuno di voi ama camminare in montagna o ama arrampicare, sa che quando vi approcciate alla montagna, guardate in su, e tipicamente la montagna è grande. E la prima percezione che si ha è dell'immensa difficoltà che si avrà per raggiungere la cima. Ecco, una cosa che ho imparato è smettere completamente di pensare a quanto alta è la montagna e pensare semplicemente al metro successivo da fare. Quindi l'idea di fare un metro alla volta, non preoccuparsi di dove sarà la fine. E quando arrivate in cima alla montagna, guardate per un attimo il panorama e godete per un attimo di quello che avete fatto, dove siete arrivati. Ma è un attimo. Dopodiché scendete dalla montagna e trovate un'altra montagna da scalare. Ecco, la vita non è quei momenti in cui arrivate in cima alla montagna, ma la vita è, diciamo, tutte le scalate che fate. Quei momenti sono dei momenti piacevoli, che sono belli da avere, ma non è quella la vita e non è raggiungere quell'obiettivo la vita. La terza cosa che ho imparato è che la mente, la vostra mente, funziona esattamente come un muscolo. Se ci pensate, chi di voi fa un po' di sport o ha fatto sport, i muscoli hanno due reazioni. Uno, si allenano, cioè mano a mano che li usate si rafforzano, diventano più grossi, più capaci di forza e così via. Ma poi i muscoli anche si stancano. Quindi se fate allenamenti troppo duri, a un certo punto avrete dei problemi nel migliorare. Ecco, la mente funziona esattamente nella stessa maniera. E voi dovete imparare ad allenarla, a stancarla, ma senza sovraccaricarla. Sovraccaricare la mente vuole dire fondamentalmente ammalarsi.
di tante cose diverse, okay? Dalle cose più gravi, tipo la depressione, alle cose più leggere, però molto importanti poi nella vita, il burnout, momenti di difficoltà. Quindi dovete allenare la mente, stancarla, ma non troppo. La quarta cosa che ho imparato è che tutto quello che io ho fatto, che facevo, in realtà consisteva in due mestieri allo stesso tempo. Il primo mestiere era fare qualcosa, tipicamente per ottenere certi obiettivi, per andare in una certa direzione. Ma c'era sempre un secondo mestiere attaccato, che era imparare a farlo meglio. Ecco, se uno comincia a concepire la propria vita fin da giovane, fin dalla vostra età, come due mestieri paralleli, fare e imparare a fare, dopo un po' di anni vi renderete conto che la vostra capacità di vivere bene, di lavorare, di essere soddisfatti di quello che fate è molto molto migliore di chi invece concepisce la propria vita come un mestiere solo, cioè cercare di fare le cose, e non si occupa invece di investire tempo e energie per imparare a farle meglio. Tutto quello che fate può essere migliorato. Alcune cose sono più facili, altre più difficili. Okay? Queste sono le quattro cose che alla vostra età, se le avessi sapute, oggi probabilmente la mia vita, che già è una bellissima vita, sono contento di quello che faccio, ma sarebbe migliore. Io vi lascio con un paio di suggerimenti di video da guardare. Uno, se non l'avete mai visto, è Steve Jobs nel commencement speech che ha fatto a Stanford nel 2005. E in particolare, dentro quel video, state attenti al concetto che lui chiama connecting the dots. Il concetto che lui racconta è molto semplice. Abbiate delle passioni e non preoccupatevi più di tanto di che utilità quelle passioni avranno nella vostra vita. Perché quello che magicamente succede, ed è assolutamente vero, è che mano a mano che andate avanti nella vita, anche se le vostre passioni cambiano, anche se il mestiere che pensavate di fare a 20 anni, poi dopo a 30 vi ritrovate a farne un altro, tipicamente se l'avete fatto con passione, vi ritrovate in una situazione in cui quello che avete imparato vi sarà in un qualche modo utile. Appunto, connecting the dots, connettere i puntini dietro di voi. Questa cosa accade veramente, è difficile da credere quando si è giovani. Il secondo video che vi consiglio di guardare è di Julio Velasco ed è un video nel quale lui parla delle schiacciate difficili. E il concetto che lui trasmette, lui è un allenatore di pallavolo, non so chi di voi fa pallavolo, ma il concetto è che tutti gli schiacciatori, in un modo o nell'altro, sono capaci di schiacciare le palle alzate bene. Ma quello che dobbiamo imparare a fare è schiacciare le palle alzate male, quelle veramente difficili. Se sappiamo schiacciare quelle fatte male, beh, quelle fatte bene le schiacciamo benissimo. Se vedete, lui lo dice molto, molto meglio di me. Vi lascio con tre domande. Quindi, sono domande, fatevele e provate a darvi qualche risposta. La prima è questa: in cosa voi credete profondamente, ma siete una piccola minoranza a crederlo? Qua dovete essere molto onesti intellettualmente con voi stessi. Dovete credere profondamente in qualcosa, ma vi rendete conto che pochissime persone attorno a voi pensano la stessa cosa. Quindi rispondere a questa domanda vuol dire andare al nocciolo della vostra creatività e della vostra comprensione del mondo. La seconda domanda è: quando vivete, avrete a che fare sempre con delle persone. Ecco, una domanda che secondo me pochi si fanno ed è fondamentale, importantissima, è: perché le persone fanno quello che fanno? Cioè, non prendete i comportamenti delle persone così, come vengono, punto e basta. Chiedetevi sempre da dove vengono, quali sono le motivazioni che spingono le persone a fare certe cose. E l'ultima domanda è: quali sono le abitudini che voglio avere per diventare quello che voglio essere? L'idea dietro a questa domanda è che per diventare qualcuno, qualcosa, essere in un certo modo, passa attraverso delle abitudini. E quindi la domanda è: quali sono le abitudini che dovete sviluppare per essere quello che volete essere voi, non gli altri, quello che voi decidete di essere?
Bene, in bocca al lupo e grazie per l'ascolto.